Figlioli, ascoltate l'istruzione di un padre e state attenti a imparare il discernimento. Proverbi 4:1. Il bue conosce il suo possessore e l'asino la greppia del suo padrone. Ma Israele non ha conoscenza, il mio popolo non ha discernimento. Isaia 1:3. Tutti i tuoi alleati ti hanno portato alla frontiera. Quelli che erano in pace con te ti hanno ingannato, hanno prevalso contro di te. Quelli che mangiano il tuo pane tendono un'insidia sotto i tuoi piedi e tu non hai discernimento. Abdia 1:7. E la mia preghiera è che il vostro amore abbondi sempre di più in conoscenza e in ogni discernimento. Filippesi 1:9. Per finire, allora se qualcuno ti dice il Cristo eccolo qui, eccolo là, non lo credete, perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti e faranno gran segni e prodigi da sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti. Matteo 24, dal versetto 23 al 24. La parola di Dio ci esorta molte volte a ricercare e ad essere muniti di discernimento affinché possiamo avere la certezza che le circostanze che stiamo vivendo, le persone che abbiamo di fronte e anche i nostri stessi pensieri siano da parte di Dio. I versetti citati all'inizio sono solo alcuni fra i tanti e ci insegnano che discernimento e conoscenza vanno di pari passo in quanto ambedue sono necessarie al credente per evitare confusioni dottrinali e seduzioni spirituali. Quando parlo di seduzioni spirituali, mi riferisco a tutte quelle tattiche che il principe di questo mondo, cioè Satana, usa per ingannare gli uomini, per allontanarli dalla verità e quindi da Gesù. Mi sono reso conto che negli ultimi tempi, cioè proprio in questi giorni, gran parte dei credenti non riesce più a fissare la propria mente, la propria anima, sulla conoscenza biblica perché pensano di avere discernimento a sufficienza per poter stabilire se una data circostanza sia o non sia da parte di Dio. Io sono certo che in molti casi questa sia un'altra macchinazione di Satana per sedurre gli eletti. Si potrà pensare che io stesso che vi dico queste cose potrei essere ingannato dal mio discernimento e tutto quello che sto dicendo serve a creare più confusione che altro, ma se confrontate le mie affermazioni con la parola di Dio noterete che c'è coerenza con quanto sto dicendo. Qualche tempo fa sono stato a trovare alcuni credenti i quali mi hanno raccontato di avere avuto un'esperienza meravigliosa quando sono andati, per curiosità, a vedere una manifestazione dove un certo missionario laico di religione cattolica romana veniva usato da Dio, a sentir loro, per compiere miracoli. Queste affermazioni, fatte da persone alle quali hanno una discreta conoscenza biblica, mi hanno sconcertato un po'. Alle mie opposizioni mi è stato risposto che Dio si servì anche di un'asina per parlare al profeta Balaam. Certo, pur di arrivare ai suoi scopi, Dio si può usare di un'asina come di una qualsiasi creatura o può creare circostanze particolari, a volte anche assurde, per i suoi fini. Lui è Dio, lui può tutto. Questo però non vuol dire che tutte le creature di cui lui si usa siano spiritualmente da parte di Dio. Sappiamo da alcuni passaggi delle Sacre Scritture che Dio si è usato anche di Satana per raggiungere i suoi scopi, cosa questa che non tratteremo in questa sede perché usciremo dall'argomento principale, ma benché la risposta sia scontata, dobbiamo porci questa domanda. Il fatto che Satana sia uno strumento nelle mani di Dio vuol forse dire che Satana è un proclamatore di verità da approvare e in cui confidare? La risposta, come ho già preannunciato, è alquanto ovvia. Né Satana, ma neanche l'asina, sono creature da parte di Dio nel senso spirituale del termine.
ma ambedue sono stati strumenti di cui Dio si è usato per raggiungere i suoi scopi. E sono questi scopi ad essere da parte di Dio. Gli scopi, le finalità di Dio, non i personaggi usati, o quantomeno non necessariamente i personaggi usati. Tornando al missionario a cui accennavo prima, come possiamo sapere se tanto lui quanto le opere meravigliose che fa siano da parte di Dio? La risposta è tanto semplice quanto difficile. È semplice in quanto basterà confrontare se c'è coerenza fra gli insegnamenti biblici e con quanto predicava e accadeva intorno a lui. È difficile invece perché, quando si è convinti di avere discernimento e conoscenza, nessuna argomentazione riuscirà a persuadere del contrario il soggetto coinvolto, il quale andrà annaspando nella Bibbia alla ricerca di quei versi o di alcuni episodi che avvalorino le proprie convinzioni. Quando poi questi soggetti esauriscono le poche argomentazioni a proprio favore, cercano di spiazzare chi gli sta di fronte, difendendosi con alcuni versetti che si prestano a mille risposte, con la speranza così di concludere l'argomento, ma in realtà questi versi non daranno alcuna risposta. Un versetto classico usato per concludere molti argomenti è tratto dall'episodio del cieco guarito da Gesù in Giovanni 9:25. Al cieco fu chiesto da parte di chi, secondo lui, era avvenuto alla sua guarigione. E il cieco rispose: una cosa so, che prima ero cieco e ora ci vedo. Come per dire, poco mi interessa da dove viene il miracolo, io so che c'è stato e tanto mi basta. Ma questa conclusione però la otteniamo solo se estrapoliamo questo versetto dal contesto, leggendolo isolatamente. Ma vediamo invece gli altri aspetti di questa vicenda. Al versetto 11 il cieco afferma che un uomo chiamato Gesù lo guarì. Quindi già sapeva benissimo chi era il suo guaritore e da parte di chi operava, dato che al versetto 17 dice di Gesù che è un profeta. La spiegazione della frase «una cosa so, che prima ero cieco e ora ci vedo» aveva a che vedere con il timore dei farisei da parte del cieco e non perché lui ignorasse da parte di chi era avvenuto il miracolo. Un altro dei tanti episodi che vengono molto frequentemente citati per tentare di concludere un argomento in bellezza si trova nel Vangelo di Marco, al capitolo 9, i versetti dal 18 al 40, dove, al ritorno dei discepoli dalla missione alla quale furono mandati da Gesù, Giovanni gli disse: «Maestro, noi abbiamo veduto uno che cacciava i demoni nel nome tuo, il quale non ci seguita, e glielo abbiamo vietato perché non ci seguitava». E Gesù disse: «Non glielo vietate perché non vi è alcuno che faccia qualche opera potente nel mio nome e che subito dopo possa dir male di me, poiché chi non è contro di noi è per noi». Questo episodio però sembra entrare in contrasto con quanto afferma Gesù stesso nel verso citato all'inizio di questo studio, cioè «sorgeranno falsi cristi e falsi profeti e faranno gran segni e prodigi da sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti». E contrasta anche con l'avvertimento di Paolo in 1 Corinzi al capitolo 12, versetto 14, che dice: «Ma quel che faccio lo farò ancora per togliere ogni occasione a coloro che desiderano un'occasione, affinché in quelli di cui si vantano siano trovati uguali a noi. Poiché cotesti tali sono dei falsi apostoli, degli operai fraudolenti che si travestono da apostoli di Cristo. E non c'è da meravigliarsene, perché anche Satana si traveste da angelo di luce». Dopo aver esaminato e meditato quest'ultimo versetto, magari vi consiglio di rileggerlo più volte, ponete maggiore attenzione alla frase che dice Paolo: «siano trovati uguali a noi», perché in questa affermazione troviamo la chiave che mette ordine all'apparente contraddizione di questi passaggi. Infatti la frase di Paolo, letta in tutto il suo contesto, vuole insegnarci che i segni o i miracoli
vanno confrontati e verificati sulla base delle verità proclamate da coloro che operano questi miracoli. In altre parole, se coloro che fanno tali opere sono come noi, cioè proclamano la sana dottrina, allora non glielo vietate, altrimenti cotesti sono dei falsi apostoli che si travestono da apostoli di Cristo. Anche Satana si traveste da angelo di luce, dice poi l'Apostolo. Ad avvalorare tutto questo, sempre Paolo dice: ma quando anche noi, quando anche un angelo del cielo vi annunziasse un Vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunziato, sia egli anatema, cioè maledetto. Galati 1,8. Penso che questo dovrebbe essere sufficiente per metterci in guardia contro tutti coloro che annunciano una dottrina diversa da quella che ci è stata annunciata agli inizi della nostra conversione e che lo Spirito Santo ci ha attestato come verità. A mio parere, non occorre neanche il discernimento per comprendere queste cose, ma basta anche un po' di conoscenza superficiale del Nuovo Testamento per chiarire questo tipo di perplessità. Oggi è molto in voga l'ecumenismo, che, detto in parole più esplicative, è un movimento universale tendente all'unione di tutte le chiese e denominazioni religiose. È evidente che Gesù non era per l'ecumenismo, in quanto non ha mai cercato di mettersi insieme ai farisei, con i sadducei, con gli zeloti, con gli esseni e i suoi discepoli insieme, così da formare un minestrone di religione. Sappiamo invece che ha sempre ammonito a convertirsi dalle loro dottrine anche quei religiosi in buona fede, come lo erano Nicodemo e diversi altri. Questo dovrebbe insegnare che non si deve e non si può tentare una comunione spirituale con chi annuncia un Vangelo diverso, altrimenti ne nascerebbe un compromesso che metterebbe in serio pericolo la nostra vita spirituale e di conseguenza la vita spirituale di chi confida in noi, contristando così lo Spirito Santo, che si vedrebbe costretto ad allontanarsi da noi. È inammissibile per un vero credente, un discepolo di Gesù, che ha la guida dello Spirito Santo, dire come disse il cieco: una cosa so, che prima ero cieco e ora ci vedo. Egli, il cieco, non aveva ricevuto gli insegnamenti di Gesù e degli Apostoli e, cosa più importante, non aveva ricevuto lo Spirito Santo. I discepoli che non sanno da parte di chi possano avvenire i miracoli o da parte di chi parlano alcune persone hanno a loro volta bisogno di essere guariti dalla loro cecità spirituale e questo potrà avvenire solo confessando umilmente a se stessi e a Dio di non avere il discernimento e conoscenza sufficienti per vagliare uomini e situazioni. Bisogna rendersi conto che il ritorno del Signore è vicino e pertanto si stanno realizzando le profezie degli ultimi tempi intorno all'apostasia, cioè il rinnegamento della vera fede. Molti ci stanno cascando e vanno dietro spiriti seduttori, i quali operano segni e prodigi bugiardi. E a questo riguardo Paolo è categorico nei suoi avvertimenti. Ma lo Spirito dice espressamente che nei tempi a venire alcuni apostateranno dalla fede, dando retta a spiriti seduttori e a dottrine di demoni per via dell'ipocrisia di uomini che proferiranno menzogna, segnati di un marchio nella loro propria coscienza, i quali vieteranno il matrimonio, ordineranno l'astensione dei cibi che Dio ha creato affinché quelli che credono e hanno ben conosciuta la verità ne usino con rendimento di grazia. Lo troviamo in 1 Timoteo 4 dai versetti 1 a 3. Altrettanto categorico è anche Giovanni. Chi passa oltre e non dimora nella dottrina di Cristo non ha Dio. Chi dimora nella dottrina ha il Padre e il Figlio. Se qualcuno viene a voi e non reca questa dottrina, non lo ricevete in casa e non lo salutate neanche. Seconda Epistola di Giovanni al capitolo 1 versetti 9 e 10. Inutile dire che quando gli apostoli parlano di dottrina si riferiscono all'intera dottrina e non solo ad alcune parti di essa. Le scritture, il salmista ci insegna che la somma della sua parola è verità
mentre Satana è e resta il dio delle mezze verità. Di conseguenza, il fatto che alcune persone sembrano operare nel nome di Gesù non vuol dire che essi siano portatori di verità. Quindi la prima cosa da prendere in esame è quella di verificare se queste persone sono nella sana dottrina, altrimenti non lo ricevete e non lo salutate, dice l'Apostolo. E aggiunge, se qualcuno di voi manca di sapienza, la chieda a Dio che dona a tutti liberamente, senza rinfacciarla, e gli sarà donato. Giacomo 1, 5. Usiamo la nostra intelligenza e chiediamo a Dio l'umiltà per comprendere che la profezia di Gesù, da sedurre se fosse possibile anche gli eletti, riguarda noi, i quali siamo convinti che non corriamo il rischio di essere sedotti. Come se gli eletti che corrono il rischio di essere sedotti siano i credenti più stupidi della Chiesa. Non è così. Questo significa sottovalutare Satana e crederci più furbi di lui. L'unico modo per essere sicuri di non essere sedotti è quello di attenerci fermamente all'Evangelo così come l'abbiamo appreso, senza apportare alcuna modifica ad esso, neanche se un angelo del cielo ci venga a proporre qualcosa di diverso. Non date retta a tutte le novità che stanno uscendo fuori con la scusa di glorificare Dio e usando il nome di Gesù. L'ecumenismo, il rinnovamento dello spirito, l'ipergrazia, la prosperità, la predestinazione, partiti politici cristiani, statue che piangono, miracoli a buon mercato, musica rock cristiana e quante altre cose possano causare sensazioni ed emozioni apparentemente da parte di Dio. Non gli date retta. Il Signore ci ha dato una parola eterna e incorruttibile che nel tempo né gli uomini potranno modificare. Se tutte queste cose che stanno accadendo e quanto altre ne stanno venendo fuori fossero da parte di Dio, non vi pare che Egli ce ne avrebbe parlato nelle Scritture? Anzi, vi dirò di più, ce ne ha parlato, ma in modo negativo, mettendoci in guardia contro queste novità diaboliche che sarebbero apparse nel mondo cristiano, specialmente negli ultimi tempi. Rigettate tutto ciò che è inspiegabile con la Bibbia e imparate a praticare il non oltre quello che è scritto, come dice in 1 Corinzi 4:6. Questo è il segreto per essere certi di non essere sedotti. Non pensate di avere il discernimento attraverso il quale riuscite a sentire se una cosa sia o no da parte di Dio. Ho conosciuto molti sedicenti cristiani che, a loro dire, venivano guidate dal discernimento e poi hanno fatto una brutta fine, coinvolgendo anche persone sincere, le quali si erano fidate di questi. Ricordate che molti buoni sentimenti, dettati dai propri sensi, sono molto simili alle emozioni dello spirito. Non fidatevi di voi stessi, ma ampliate la vostra conoscenza biblica, sarà essa a chiarirvi se una circostanza o una persona sia da parte di Dio o non lo sia. Voi sapete che in Osea 4:6 il Signore dice: il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza, non per mancanza di discernimento, perché il discernimento è anche la conseguenza della conoscenza, così come lo apprendiamo in Proverbi 4:1, il quale ci esorta e ci dice di stare attenti a imparare il discernimento. E il discernimento si può imparare solo attraverso la conoscenza. Per quanto mi riguarda, ho imparato a vagliare tutto ciò che accade alla luce della parola di Dio. E nonostante i miei oltre 40 anni di fede, riconosco di essere solo all'inizio della conoscenza e tra le poche cose che ho imparato, so che non devo fidarmi di me stesso, delle mie emozioni e delle mie sensazioni, che molto spesso sono ingannevoli. Se poi tu che ascolti pensi di potermi aiutare ad apprendere nuove cose, sono pronto ad ascoltarti. L'unica condizione, che sono certo tu approverai, è che tu lo faccia con la parola di Dio alla mano e senza estrapolare dei brevi versi fuori dai loro contesti, ma facendo in modo che ogni testo, verso, insegnamento sia coerente con l'intero contesto biblico. Per concludere, desidero che sappiate qual è il motivo che mi spinge continuamente
a denunciare gli eretici e le loro eresie e ad esortarvi a stare attenti a questi dupi rapaci. Il motivo lo trovate in Ezechiele al capitolo 3, dal versetto 18 al 19. Quando io dirò all'empio, certo morrai, se tu non lo avverti e non parli per avvertire quell'empio di abbandonare la sua via malvagia e salvargli così la vita, quell'empio morrà per la sua iniquità. Ma io domanderò conto del suo sangue alla tua mano. Ma se tu avverti l'empio ed egli non si ritrae dalla sua impietà e dalla sua malvagità, egli morrà per la sua iniquità, ma tu avrai salvato l'anima tua. A questo punto, la tua sapienza o il tuo discernimento potranno farti pensare bene o male di me, che io sia da parte di Dio o che io non lo sia. Ma io una cosa so. So di aver fatto quanto lo Spirito Santo mi ha chiesto di fare. Il resto è commento. Dio ti benedica.